Ora siamo in compagnia di Michele Boldrin, economista e professore a Washington University. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Piacere Buon pomeriggio a voi, grazie. Piacere di rivederla. averla con noi in diretta. Intanto vorrei partire con le sue aspettative per quanto concerne la Fed di stasera. Sicuramente tantissime persone stavano scontando, tra virgolette, questo appuntamento in quanto non doveva essere importante. Invece, però, il rialzo dei rendimenti hanno cambiato un po' il gioco. Qual è il suo parere? Che cosa si attende da Powell? Un chiarimento su che cosa accade sul mercato obbligazionario o meno? Lui il suo chiarimento ha cercato di darlo l'altra volta, non mi attendo niente di particolare, anche perché devo dire che i commentatori continuano a vedere rialzi dei rendimenti che ci sono, ma probabilmente confondono la grandezza. Gli sembra che la grandezza sia maggiore di quella che effettivamente è. Forse molti si aspettano che i rialzi continuino, 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 allora ci sarebbe un cambio di prospettiva. Quindi no, non mi aspetto nulla di straordinario da Powell, non mi aspetto che dica che hanno deciso che c'è un grave rischio inflattivo, perché da un lato non c'è e dall'altro, da quanto capisco, anche loro non sono convinti che al momento ci sia. C'è un grande dibattito, come sapete di sicuro, credo che abbiamo parlato anche l'altra volta, sull'effetto di questi dollarucci che Biden ha deciso di spendere, ma credo che il consenso sia che se è un one shot deal non ci sarà da questo un impulso inflazionistico, ci potranno essere altri impulsi negativi di distorsioni, di accumulo di debito, eccetera, ma non inflazionistico, a meno che poi la cosa non segua. Quindi non mi aspetto granché. Dopodiché può anche decidere di sorprenderci perché è diventata un po' la moda cercare di dire qualcosa di strano, ma non mi pare. I mercati sono nervosetti, come credo che lei abbia già detto, quindi non credo che un Fed chairman saggio voglia aggiungere incertezza a quella che già c'è, insomma. Ecco, invece proprio pochi giorni fa, anzi settimana scorsa, è stato approvato ufficialmente il piano Biden da 1.900 miliardi, anche qua un piano molto, molto chiacchierato. Perché? Perché ovviamente gli Stati Uniti sono divisi tra repubblicani e democratici. I repubblicani non sono contenti perché naturalmente si fanno una domanda molto semplice: chi pagherà il debito pubblico? Innanzitutto lei da quale parte sta e come seconda domanda, che impatto avrà questo piano sulle pressioni inflazionistiche nel medio termine? Allora, io non sto da nessuna delle due parti perché francamente è la festa dell'ipocrisia, questa dei piani. I repubblicani in particolare fanno abbastanza più impressioni democratici, anche se questa nuova versione democratica si sta dando da fare per raggiungerli. Quando sono al potere loro spendono e espandono, o ben tagliando le tasse o ben aumentando la spesa, entrambe le cose, come ha fatto l'amministrazione Trump, che ha, dopo una fase ottima di Obama finale in particolare, che stava facendo calare il rapporto debito-GNP con Trump, ha ricominciato a crescere. Quindi sono gli ultimi che possono predicare. Lo scontro è politico, come ha detto lei, ma è politico nel senso che ognuna delle due parti vorrebbe poter avere il controllo della borsa per poterla spendere, per poter spendere in quei settori, in quei gruppi sociali, in quelle aree del paese dove pensano di poter comprare voti più facilmente. E quindi ovviamente quando ce l'ha l'altro dice no, non devi spendere perché ti stai comprando voti per te, sei un disgraziato. Quindi Biden lo sta facendo con un collega economista, anche se italiano, io ho fatto la battuta, ho detto ma 900 di quei miliardi sembrano spesi stile bonus Conte 5 Stelle, lui mi ha detto 900 solo, 1.400 fai. E quindi questa è un po' la sintesi. Sinflattivo, le ho già detto prima, no, non credo. Le inflazioni, quelle serie, vengono da scelte scriteriate di questo tipo, però sostenute nel tempo, e cioè ripetute e continuamente monetizzate per anni e con la prospettiva che questo duri ancora, quindi anche da un meccanismo di aspettative che dura così. Al momento questo non c'è. Certo, se l'amministrazione dovesse ripetersi, se i democratici dovessero continuare su questa strada e se la Fed continuasse a dire ok, teniamo i tassi bassi e compriamo noi, allora sì. Il rischio inflazione ci sarebbe. Al momento, ripeto, c'è più il rischio di un saltino, andrà a due qualcosa e poi insomma, due qualcosa non è la fine del mondo, poi magari torna a 1,9 o 2,1, ecco. E, ecco, questo vedo. I danni dall'operazione Biden sono altri, sono soldi buttati via, sono effetti deleteri, secondo me, sul mercato del lavoro, sono le tasse alte che ha intenzione di mettere, perché la vera cosa è che ha in tasca e si sta preparando una riforma fiscale
a mio avviso non molto saggia per tenere contento Sanders e Nancy Pelosi e compagnia che hanno promesso che tasseranno i ricchi e così risolveranno tutti i problemi. Vediamo dove mette le lineette, ecco, vediamo dove mette le lineette. No, infatti l'estrema sinistra voleva assolutamente la cosiddetta wealth tax, vedremo se accadrà intanto, però le volevo chiedere allora come bisogna interpretare questo rialzo dei rendimenti, che ciò che è interessante non è così tanto questo livello ad 1,68 che va bene lo stesso, però forse ciò che spaventa un po' di più è la velocità con cui abbiamo raggiunto questo livello, e cioè tra 0,8 e 0,7 ad 1,68 è stata una questione di poco meno di un mese. Beh, insomma, abbiamo imparato, i mercati oggi sono i mercati nei tempi, nel secolo, scelga lei l'unità di tempo, insomma, si vanno sempre di più velocizzando il meccanismo, sia gli strumenti tecnici a disposizione, sia il numero di persone che intervengono, sia la capacità o supposta capacità, perché poi molti si sbagliano, no? Di anticipare il futuro. Lei sa meglio di me, credo lo dico tutti i giorni, ma le operazioni, le quotazioni in particolare. Gli yields sono operazioni di, come dire, previsione del futuro, no? E questo esercizio lo fanno sempre più persone con sempre più rapidità e quindi che gli aggiustamenti avvengano molto rapidamente. Nel modello teorico che mi hanno insegnato a scuola all'inizio, quello semplice, per carità, elementare, un po' semplificato, l'aggiustamento è istantaneo. Cioè, se io mi aspetto che fra 3 anni, 4 anni, 5 anni, il tasso di inflazione salga, io aggiusto subito i tassi se i mercati sono perfettamente flessibili. Ora, proprio all'istante, in un minuto, non in un mese. Quindi, se c'è un grado di rapidità, quindi la velocità non mi sorprende per nulla, mi sembra una caratteristica comune ai mercati dei treasury come ai mercati di tutti gli altri, no? Pensi alla velocità con cui oggetti come Bitcoin reagiscono ad annunci di questa o quella impresa, di questo o di quell'operatore, di questa o quella banca. E cosa segnalino? L'abbiamo detto, c'è una visione in parte del mercato che ci sarà una crescita dell'inflazione, che c'è obiettivamente, ma in ordine di meno di 1 punto percentuale al momento, e c'è anche il fatto che la crescita dei debiti avvenuta in maniera generalizzata dovrà scontare una crescita dei rendimenti. Il famoso saving glut di cui si è parlato per tanto tempo e che c'è anche stato in parte, o comunque non dura per sempre. I tassi bassi, alla fine, l'offerta reale di risparmi, la domanda reale di debito contano e non è che facendo liquidità continua le banche centrali riescono a eliminarlo. Quindi, nella misura in cui praticamente tutti i paesi occidentali hanno fatto esplodere il loro debito a livelli mai visti prima, veramente inusuali, non è così strano che il mercato reagisca facendo crescere i tassi. Perché? Perché le grandi fonti di risparmio degli anni precedenti, Cina in primis, non mi pare stiano facendo crescere i risparmi con la stessa rapidità e velocità. Non mi pare. Quindi un aumento reale, tolga il piccolo, nei tassi mi sembra che sia nella logica delle cose. C'è più domanda, c'è un polpelino più di offerta, ma non abbastanza, il prezzo va su. Ecco, invece avrei voluto fare un accenno anche alla campagna vaccinale. Lei giustamente ha detto che il mercato obbligazionario in questo caso sta, tra virgolette, rispecchiando il futuro, e cioè bisogna dire che però la campagna vaccinale negli Stati Uniti sta andando abbastanza bene. Questi sono i numeri, ci tenevo. Ottimamente. Come, scusi? Oh, scusi, scusi, ho detto ottimamente, era solo una. No, sì, ultimamente sì, questo è tra l'altro una tabella con dati da lunedì, quindi ci tenevo a precisarlo. Sicuramente i numeri sono incrementati perché attualmente negli Stati Uniti stanno somministrando circa 2 milioni di vaccini al giorno, quindi si tratta di un numero piuttosto importante. Manca l'Europa, forse meglio, permettetemi questa battuta, però a memoria, vado a memoria, per ogni 100 abitanti sono vaccinati circa 3 persone. Ripeto, vado a memoria, potrei anche aver sbagliato i numeri. Senta, la volevo chiedere, ho visto su Twitter che è tornato negli States. Vi state avvicinando realmente alla normalità o un po' un ottimismo esagerato? No, no,
Infatti io le dicevo ottimamente, non ultimamente, probabilmente l'audio non funziona bene, il mio commento alla sua frase era ottimamente, nel senso che va ottimamente, il tasso di vaccinazione è molto alto e continua, direi che sì, l'atmosfera francamente di avvicinarsi alla normalità, anche qui in Missouri dove lo Stato non è efficiente, lo Stato del Missouri insomma, diciamo che non è fra gli ultimi per quanto riguarda l'efficienza, è un po' italiano, un po' europeo se vuole, anche qui comunque con mascherine, con attenzione, con distanza, ma può andare al pub alle 10 di sera, sempre che lo trovi aperto, perché qua l'abitudine mia è andare a letto prima. E quindi sì, come sa Biden, ovviamente per ragioni propagandistiche, ha detto il 4 luglio. Iniziamo a tornare normali, voleva dire finiamo e lo celebriamo visto che è 4th of July. La mia impressione è che in molti posti la normalità ci sia già, negli stati dove la vaccinazione è più alta, tipo a nord di qua, e dove anche il contagio è stato più alto, e quindi ormai 70-80% delle persone sono per una ragione o per l'altra immuni. E negli stati più grossi c'è ancora un po' di tempo da aspettare, però c'è un figlio in California che mi racconta che le cose vanno e vanno piuttosto bene, vedo che si muovono, eccetera. Quindi sì, direi che è un fatto reale, stiamo arrivando a 111 milioni di vaccinati su 330 milioni di persone in un paese in cui il 25%, forse 30% ce l'ha anche preso, quindi se lei fa 25-25 siamo al 50% della popolazione che in una maniera o nell'altra è immunizzata, per carità ci sarà una sovrapposizione, faccia 40, ma insomma sì, la tendenza è quella e soprattutto sta continuando. A un ritmo, come ha detto lei, di 2 milioni e passa, alcuni giorni arriva vicino a 3, quindi. Sì, bisogna dire un traguardo importante, invece però purtroppo dico io, 4th of July sarà il giorno della libertà negli States, invece qua in Italia sarà la seconda Pasqua, scusate, in zona rossa, quasi, quasi dico in lockdown. Io le volevo chiedere, ci sarà una discrepanza sia a livello economico ma sia a livello di mercati tra gli Stati Uniti ed Europa, grazie a questa campagna vaccinale, se possiamo dire di successo, almeno per il momento negli States, e di grande insuccesso per il momento, dico, in Europa, se vogliamo anche aggiungere tutto ciò che è accaduto con il vaccino di AstraZeneca, all'improvviso i paesi più grandi, la Germania, Francia, l'Italia, hanno ecco, smesso la campagna vaccinale con AstraZeneca. Potrei citare anche paesi più piccoli, però quelli che contano sono gli ultimi tre che ho appena menzionato. Quindi ci sarà a causa di questa campagna vaccinale anche una discrepanza sempre più importante tra gli Stati Uniti e l'Europa? Guardi, non mi faccia partire su questo. Io, come sa, un pochino mi dedico a parlare su YouTube su questioni italiane, non solo italiane. Io credo che Mario Draghi, di cui ho una stima notevole, non abbia fatto una cosa saggia accettando la richiesta dei partiti di tenere lì Speranza per non sconfermare completamente la maniera in cui hanno gestito la pandemia, e Speranza se ne dovrebbe andare. Punto e fine, chiaramente incapace. Il problema però è più europeo, questo l'errore qui di gestione a livello europeo è notevole, in questo caso tra l'altro con tutta franchezza l'errore di valutazione è tedesco, hanno reagito a mio avviso poco razionalmente al warning del loro Vaccine Institute, quello con nome l'Ehrlich, che era un warning molto ambiguo e francamente ne ho parlato proprio anche ieri con Guido Silvestri e con un collega, un notevole virologo qui, la maniera in cui sono stati dati i dati non è quella appropriata, è ambiguo. Si è aggiunta che la Spagna, per quello prima facevo quattro, cioè tutti e quattro i grandi paesi hanno reagito con una herd behavior che non era il caso, adesso il guaio è grosso. Sui mercati, guardi, non so perché il vero dramma ma qui andremo lunghi, quindi cerco di farlo brevissimo. Il vero dramma economico di questa malgestione, sia della pandemia prima, con le chiusure, eccetera, sia della fase vaccinale adesso in paesi europei, in forma diversa, non è che influenza le grandi aziende più di tanto. La vera distruzione, come chi vive in Italia lo sa, avviene fra le micro, le piccole, insomma, i meno protetti, i meno solidi. E questo sui mercati non si vede più di tanto. Dove si vede? Si vede nella forma di debito pubblico.
e cioè se questo crea, come ha creato, fenomeni vasti di disoccupazione o di occupazione finta, come in Italia in seguito al blocco dei licenziamenti, poi la soluzione è spesa pubblica, sussidi, eccetera, eccetera. Quindi si riflette su quello e lo vediamo già, cioè la domanda di debito continuerà a crescere. Ovviamente le riprese sono già diverse, no? I movimenti economici sottostanti sono già diversi fra i due lati dell'Atlantico. Se l'Unione Europea e i suoi paesi più grandi non riescono a dare una svolta a quello che stanno facendo, non riescono a cambiare ritmo, non riescono a uscire da questa fissazione su dannosissimi lockdown, che a questo punto in particolare, perché se erano comprensibili nel febbraio-aprile del 20, non sono più comprensibili nel febbraio-aprile del 21. Se riescono a uscire da questa logica, forse le cose non peggioreranno. Certo che se continuiamo su questa logica fino a giugno, distruggono anche la stagione, turistica del 21, allora sì, le differenze temo che saranno proprio molto visibili e dico purtroppo, perché ovviamente. Guardi, non è perché qui la differenza non è che gli Stati Uniti stiano facendo molto bene, siamo noi in quanto italiani, o spagnoli, o tedeschi, o francesi, che stiamo facendo molto male. Perché la maggioranza del mondo sta facendo anche meglio del mondo avanzato, sta facendo anche meglio gli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti stanno facendo abbastanza bene, ma non è che abbiano fatto proprio questi miracoli tremendi. L'anno scorso hanno fatto anche disastri grazie a Trump e non solo grazie a Trump, anche grazie a Cuomo, grazie a tanti altri. Quindi non è che uno possa dire qui sono stati bravissimi, no? No, è che in Europa si è fatto malissimo. Assolutamente sì, guardi, le faccio un'ultimissima domanda perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, però la questione con AstraZeneca è davvero Certo. interessante. Lei che ha parlato appunto con Silvestri, è una decisione politica o meno? Poi per carità ha parlato anche l'Istituto Paul Hendrick, si è spiegato, ci sono stati 7 casi di una rara Esatto, ma trombosi. se mi permette, posso entrare proprio su quello? Prego. Ecco, allora vede, quel comunicato che ho studiato attentamente, che appunto ho discusso ieri, è un comunicato di un'ambiguità tremenda, c'hanno 7 casi, 6 più 1, di cui 3 morti, e dicono questo è statisticamente fuori misura, quindi siamo allarmati. Si noti che non dicono siamo certi che la causa è, dicono semplicemente un tot di morti c'è per milioni di popolazione, per questo tipo di trombosi, normalmente, anche senza vaccini, anche senza niente, questo è un numero più grande, quindi decidiamo che è il coso. Quello che non hanno fatto, e io ho chiesto disperatamente, cercando anche di raggiungere persone, non siamo riusciti ad avere una risposta, magari mi arriva oggi proprio all'Erlich, non hanno fatto un confronto con la popolazione specifica. La vaccinazione in Germania non sta avvenendo sulla popolazione at large, quindi conviene confrontare con quello che succede nella popolazione in generale. Sta avvenendo in un segmento molto particolare. Loro, al contrario dell'Italia, su questo hanno fatto meglio, hanno vaccinato anzitutto anziani e vulnerabili. Ora, le persone anziane e vulnerabili sono ovviamente più soggette a tutti i tipi di shock sanitari e di salute, e quindi occorrerebbe confrontare con una popolazione che abbia la composizione uguale a quella che loro hanno vaccinato da quel punto di vista. Questo purtroppo nessuno ce l'ha, anche perché nessuno, almeno né Guido né il mio amico Andrew, vabbè, insomma, lasciamo stare i nomi, conoscevano chi abbiano vaccinato in Germania. Bene, loro ce l'hanno e dovrebbero fare un confronto, se sono in grado di farlo, con una popolazione da una composizione uguale, perché lei capisce che cambia molto, no? La probabilità di infarto, tanto per dire una cosa banale, fra una popolazione mista di 20 anni, 30 anni e un gruppo di maschietti sessantenni, lei capisce che è molto diverso. Ecco. Quindi quel comunicato è allarmistico, a mio avviso non sarebbe dovuto essere messo in quella forma. Mi è stato spiegato che l'hanno fatto perché nella legislazione tedesca c'è una liability, non mi ricordo più come si dice in italiano, c'è una responsabilità legale dello Stato, nella misura in cui lo Stato sponsorizza una campagna vaccinale. Se si riesce a provare che lo Stato o gli organismi statali preposti sono coscienti che c'è un fattore di rischio e questo fattore di rischio non è stato appropriatamente controllato, c'è una possibilità di liability, quindi il governo federale ha reagito nella maniera in cui ha reagito, evidentemente poi contattando gli altri europei, e la cosa è andata a ruota. Quindi io non ci vedo tanto, francamente, molti hanno detto ma vogliono punire l'AstraZeneca, eccetera. Guardi, se vogliono punire l'AstraZeneca in quella maniera, gli governi europei, allora davvero bisogna chiedere che se ne vadano tutti, perché sarebbe il classico caso del famoso marito che vuole punire la moglie e non vado oltre. Quindi mi auguro vivamente, cioè mi sembra un po' improbabile, perché implicherebbe un livello di irrazionalità davvero pericoloso. Credo che sia un livello di irrazionalità e tensione
notevole perché purtroppo in Europa domina la cultura della paura, del rischio zero, evitare che i media ci attacchino da qualsiasi angolo, qualsiasi decisione prendiamo, quindi prendiamo sempre decisioni difensive rigide, giustificandoci dicendo è precauzione. Tanto poi i guai, i costi di queste decisioni non si vedono. Infatti, noi abbiamo, come tutte le persone razionali, messo in evidenza che anche se fosse vero, e non è lontano dall'essere dimostrato, che tutte quelle morti sono state causate dal vaccino, non di meno, dal punto di vista della salute pubblica, il numero di morti che si causano indirettamente, ma si causano, sì, è chiaro che si causano nella stessa maniera, non dando il vaccino, è maggiore. E quindi sì, è la vita dura di chi deve fare public policy in una situazione di crisi, occorre fare scelte dure, ma in questo caso la scelta era, a mio avviso, scontata. E non solo a Ok, mio avviso. quindi non è una decisione Sono andato un politica. po' lungo, mi scusi, ma visto che mi ha fatto la domanda, ho cercato di spiegarmi per Sì. evitare che mi venissero attribuite follie negazioniste e robe del genere. No, sì, giusto, giusto per capire che non è una decisione politica secondo lei, questo è anche un punto davvero importante. Grazie mille a Michele Boldrin, professore University of Washington e non solo, anche a Foscari. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie a lei.